Primo scatto Foggia verso la semifinale nella bolgia dello Zaccheria, il gol di Peralta a mandare i rossoneri avanti nel primo atto del quarto di finale col Crotone. Fanno festa gli 11.000 spettatori presenti sugli spalti a margine di una gara tesa, complessa e per lunghi tratti bloccata. Rossi deve fare i soliti conti con l'emergenza ancora inutilizzabili Garattoni, Ogier e Ogunseye. Il tecnico perde dopo una ventina di minuti anche Beretta per infortunio. 3-5-2 con Dalmasso confermato tra i pali e Schenetti nuovamente dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Zauli punta sul tridente Chirico Gomez Dursi e sulle geometrie di Petriccione. Al sesto gli ospiti si vedono con un colpo di testa di Cuomo, palla alta sulla traversa. Il Foggia risponde tre minuti più tardi, ci prova Schenetti con un tiro cross, palla però fuori dallo specchio di Branduani. Al tredicesimo è ancora Schenetti a provare conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore ma senza fortuna. Al quattordicesimo sull'altro versante Tribuzzi a cercare la via della porta ma il tiro è intercettato da Leo. Nella ripresa il Foggia è più aggressivo. Al 51esimo ancora Schenetti ci riprova con un rasoterra dei 25 metri, palla fuori. 55esimo sugli sviluppi di un angolo, tentativo da fuori area di Peterman e palla di un soffio alta sulla traversa. La pressione del Foggia trova il giusto premio al 65esimo. Rizzo recupera palla sulla tre quarti e innesta Jacoponi. Assist di quest'ultimo per Peralta che aggancia col destro, elude la marcatura e fa secco Branduani facendo esplodere lo Zaccheria. 1-0 e Foggia avanti, anche meritatamente per quanto fino a quel momento fatto. All'80esimo il Foggia ha l'occasionissima per trovare la via del raddoppio, ma Bjarkason, servito da Costa, si lascia neutralizzare il tentativo da Branduani. Finale teso dentro e fuori dal recinto di gioco. All'88esimo Petriccione pesca Golemic, colpo di testa e salvataggio di Dalmasso, occasione però invalidata per un fallo commesso dai calabresi in attacco. 91esimo punizione di Petriccione, tocco di Cuomo e gol di Carraro, ma in netta posizione di fuorigioco. L'arbitro, su segnalazione dell'assistente, annulla. Poi sei lunghi minuti di recupero e il triplice fischio finale. La festa è del Foggia e dello Zaccheria. Mercoledì il ritorno a campi invertiti. Ai rossoneri servirà non perdere per allungare il sogno.